non hai paura. Non ma ci vuole. Voilà, ladies and gentlemen, oggi andiamo a fare una cosa strabuona, un pochino, diciamo, la difficoltà un pochino elevata, ma se seguite i miei consigli, passo passo, riuscirete a fare questa cosa e a stupire i vostri ospiti, ok? Andiamo a fare i ravioli con dentro, nel ripieno, il baccalà mantecato con patate, con una crema di biscuit gamberone marinato nel lime, ok? Io sono già partito con la biscuit, vi metterò qui bim il link su come farla, ok? Ve lo dico comunque in breve parole. La biscuit di gamberi, ho preso gamberoni, le teste, alcuni corpi, ci ho messo delle cicale, un pochino di verdure, un pochino di pomodoro, acqua, e sto facendo ritirare il tutto, poi dopo lo frullerò. Comunque sì, andate a vedere qua, bim 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 bim, voilà, andrò a mettere dello scalogno, mi sono portato avanti, ho fatto delle patate lesse, praticamente su un chilo di baccalà 100 grammi di patate. Il baccalà l'ho preso già ammollato, è un filetto, controllate se ci sono le spine, e ho levato la pelle sopra, deve essere bello pulito, per quasi come tu lo facesse a dei bambini, ok? Voilà, tanto dopo verrà mantecato, sicché non occorre pezzi grossi, insomma occorre un po' grossolanamente, c'è un pochino di sugo, però un po' di biscuit, facciamo soffriggere bene bene lo scalogno. Cosa faccio? Questa cipolla, questo scalogno lo passo il nostro filetto di baccalà. Un paio di foglie di salvia, se voi volete ci potete mettere l'oro, la salvia, il rosmarino, quello che più vi piace, ok. Nel frattempo io vado a frullare la biscuit. Bello pronto, lo levo, latte, e andiamo a schiacciare. Allora, andiamo a spezzettare tutto e poi a filo. Di erba cipollina gli darà la frescura. E ora passiamo al filtraggio della biscuit, anzi così, con questo. La rimettiamo sul fuoco, ci mettiamo un pezzo di burro e la facciamo restringere al nostro piacere. Già questa qui è già abbastanza densa, poi deve venire fuori una crema.
questa è la nostra tartara di cicala che è stata messa a marinare con un pochino di olio e un pochino di limone, sale. Ok, guardate qui che spettacolo. Yeah, procediamo. Questi sono invece i nostri ravioli che sono stati appena chiusi con la forchetta, uno ad uno, riempiti col baccalà e chiusi. E ora passiamo alla cottura, via, buttiamo dentro un 5-6 minuti e poi ricaleremo nella nostra biscuit che è qui. Eccoci qua, che appena saranno pronti, gli ultimi 2 minuti si faranno andare. Qui sono già i piatti per la nostra cena, il nostro trito. Via, verso un'altra avventura. Alla prossima ricetta. Ciao, fantastico!